Oggi siamo qui nella chiesa del Gonfalone di Saltara per mostrarvi i suoi magnifici tesori. Sembra che nel 400 la chiesa del Gonfalone si chiamasse Oratorio di San Giovanni, poiché era la sede della scuola o confraternita di San Giovanni. Poi nel 500 la confraternita viene indicata con il nome di Scuola del Crocifisso e da qui il Gonfalone, l'attuale chiesa, verrà nominata Chiesa del Santissimo Crocifisso. Le opere pie messe in atto dalla confraternita del Santissimo Crocifisso erano di vario tipo. Si occupavano di fornire rifugio agli infermi e ai pellegrini, si occupavano di visitare i malati e davano aiuto alle donne nubili. Inoltre aiutavano i giovani nello studio. Nel 500 venne eretto l'altare della Concezione, che fu voluto per devozione dalle donne del castello. All'interno della chiesa sono oggi presenti tre tele. Quella alle mie spalle raffigura l'Assunzione di Maria, datata al 600 e di mano ignota. A metà 600 viene eretto un secondo altare, dedicato a Sant'Antonio da Padova. Sull'altare è posta una tela raffigurata da Giovan Francesco Guerrieri di Fossombrone, che raffigura il Sant'Antonio da Padova mentre ha un'apparizione della Madonna, che gli porge il bambino. Il santo è riconoscibile per il suo simbolo caratteristico, il giglio, e per il saio francescano. Una curiosità che sta in questa tela è il curioso che si affaccia ad osservare la scena dal retro di una porta. Nel 600 la chiesa è di proprietà della società Santa Maria del Gonfalone, da cui poi derivò il nome dell'attuale chiesa, Chiesa del Gonfalone. Dove un tempo era collocato un quadro dedicato al Santissimo Crocifisso, oggi troviamo una tela raffigurante la deposizione di Cristo dalla croce. Quest'opera è oggi di lettura compromessa e ciò è probabilmente dovuto all'impiego di una particolare tecnica a base di una tempera a colla che risulta debole e fragile, per cui gran parte della pittura si è persa con il tempo. Possiamo immaginare com'era il suo stato originario osservando i bordi del dipinto, in cui è ancora conservato il colore. Probabilmente anche le condizioni di conservazione dell'opera non sono state delle migliori nel tempo. Sappiamo che in passato ha subito un intervento di restauro ed è stata rifoderata. Questa tela è molto interessante perché presenta dei momenti di altissima qualità pittorica. Questo è evidente se osserviamo l'anziano signore, il Giovanni d'Arimatea, che è stato probabilmente attribuito alla mano del Perugino. Un'altra figura molto interessante, che è stata definita raffaellesca, è quella della donnina che sorregge la Madonna svenuta. Quindi accanto a momenti di alta qualità pittorica troviamo anche momenti di minor qualità pittorica e questo sembra dovuto al particolare modo di fare bottega dell'epoca, quindi c'erano alcune parti lasciate alla cura dei maestri più esperti e altre che venivano realizzate da allievi meno esperti. A mio avviso questa tela è simile a una situazione che abbiamo già visto nella predella della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano, realizzata dal Perugino, dalla scuola del Perugino, dove sono presenti più mani. Una di queste mani è stata attribuita allo stesso Raffaello. E a me piace pensare che in questa tela possa aver partecipato un giovane Raffaello
nella scuola, nella bottega di un più anziano maestro perugino. Il soffitto a cassettoni è di epoca baroccesca e presenta stucchi dipinti e decorazioni in finto marmo. In seguito a un crollo è stato restaurato nel 2013 e sono ancora visibili i segni del restauro. In seguito al restauro del 2013 fu rinvenuto un affresco raffigurante il Giudizio Universale. Fu una grossa scoperta perché fino ad allora il dipinto era rimasto nascosto da uno scialbo di cui non si conoscono i motivi. Si presume che questo affresco venne scialbato negli anni 500-600 per varie motivazioni, forse dovute alla necessità di igienizzare la chiesa in seguito a pestilenze che erano frequenti all'epoca, oppure per motivazioni legate al costume, all'uso, alla moda del tempo. Oggi ritroviamo questo affresco in uno stato lacunoso, infatti, poiché era stato nascosto nel corso del tempo, vennero fatti degli interventi nella chiesa, quindi vennero aperte due finestre e venne eseguita una balaustra che rovinarono l'affresco. Per cui oggi quello che riusciamo ad avere e a poter leggere dell'affresco è in stato lacunoso. Raffigura il giudizio universale, secondo quanto scritto dall'Apocalisse di San Giovanni. Al centro è presente il Cristo nella mandorla. La mandorla raffigura l'unione tra due mondi, quello divino e quello umano, di cui il Cristo è il mediatore. Il Cristo ha le mani tese a presentare alla sua destra i beati e alla sua sinistra i dannati. È circondato dagli angeli serafini e cherubini, che portano i simboli della passione di Cristo. Di sotto ci sono gli angeli tubicini che suonano le trombe e avvisano che il giorno del giudizio è arrivato. Sotto ancora è presente l'arcangelo Michele nell'atto di pesare le anime. In base al suo responso, se l'anima è troppo pesante cadrà all'inferno, se invece è salva sarà beata. I personaggi sono riconoscibili già osservando le vesti, infatti i beati sono raffigurati con vesti sobrie e che non ostentano alcun peccato, mentre i dannati sono raffigurati con vesti caratterizzate da sfoggio, vanità, ostentazione e dissoluzione, che vogliono raffigurare il disordine morale. Un esempio è visibile nella figura della donna rincorsa da un demone con il forcone che ha i capelli sciolti. I capelli sciolti, quindi disordinati, sono simbolo di vanità e di lussuria. Qui la donna raffigura la donna lussuriosa. Molto interessante è la rappresentazione dell'inferno, dove è un mostro, oggi purtroppo molto lacunoso, che raffigura Lucifero, e al suo cospetto è presente la figura del drago, che in questo caso funge da compare di Satana, davvero compare. E la figura del drago è molto importante per la storia del nostro territorio, infatti la ritroviamo anche in altri contesti, come ad esempio nella Torre di Giustizia di Saltara, oppure è presente anche nel nome, nella leggenda da cui deriva il nome di Saltara, ad esempio Saltus Ara, l'altare del bosco. Quindi secondo questa leggenda c'era un drago che un tempo infestava queste terre e gli abitanti avevano eretto un altare per placare le sue ire. La parte sottostante dell'affresco raffigura i vizi e i peccati capitali,
con scene molto cruente, perché l'intento era quello di impressionare i fedeli e essere da monito e quindi far capire a loro quali fossero i giusti comportamenti da tenere per non cadere in una cattiva sorte. Ad esempio, possiamo osservare che sono raffigurate delle scene che seguono il contrappasso dantesco. Ad esempio, l'ingordigia, l'ingordo, che è seduto al tavolo con le mani legate ed è costretto a cibarsi ininterrottamente. Oppure il maldicente, che è impiccato e legato per la lingua. La posizione nella controfacciata di questo affresco è proprio quella consona, perché il visitatore, proprio mentre usciva dalla chiesa, si doveva ricordare quali erano i giusti comportamenti. E essendo i visitatori spesso analfabeti, le immagini erano un forte veicolo per trasmettere certi messaggi. Un aspetto interessante da evidenziare è il velo tenuto dalla donna genuflessa di fianco all'arcangelo Michele. Questo velo, veniamo a sapere da un'esperta di costume, Elisabetta Gnignera, che era in uso nelle Marche centrali nel 400. Questo dato concorda con l'attribuzione che Alessandro Marchi fa di questo affresco, che secondo lui è stato realizzato da Stefano Folchetti di San Ginesio, quindi un artista proveniente dalle Marche centrali, e si presume che gli anni di esecuzione vadano dal 1482 al 1495, quindi sul finire del 400.